Giornata decisiva, quella odierna, per il futuro dei lavoratori del Mercatone 1. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato infatti a Roma sindacati ed amministratori straordinari. Alla base dell'incontro, la richiesta delle sigle sindacali di attivare un tavolo di crisi permanente al MISE e contestualmente avere il confronto sulle prospettive occupazionali e sull'emergenza dei redditi degli oltre 1.800 lavoratori coinvolti a livello nazionale. Posso anticipare che ieri è stato proprio, diciamo, dai commissari è stato deciso di aprire un licenziamento collettivo, però voglio specificare volontario. Questo che significa? Che siccome i lavoratori sono a reddito, diciamo, quasi zero con la cassa integrazione, potrebbe dare la possibilità eventualmente ad alcuni che vogliono uscire da questa impasse, da questa azienda, di accedere alla NASPI, altrimenti in questo modo non potrebbero, perché se si dimettono volontariamente non prenderebbero di questo, diciamo, ammortizzatore sociale. Era stato emanato anche un bando di gara per trovare nuovi acquirenti, questa strada è percorribile? Sì, è percorribile. Oggi ci attendiamo qualche notizia positiva, sicuramente anche se ci sono eventuali acquirenti non ci potranno dire il nome perché è anche giusto così per una questione di concorrenza. Giorni addietro c'erano delle indicazioni che c'erano eventuali acquirenti, però con nomi secretati chiaramente, e oggi alle 15 abbiamo l'incontro e ci auguriamo che ci diano qualche notizia positiva. Una difficile situazione, ricordiamo, a livello nazionale, ma che qui in Abruzzo ha avuto riflessi pesanti. Eh sì, noi in Abruzzo abbiamo 3 punti vendita che attualmente occupano 105 dipendenti, ma non dimentichiamo che fino al 18 luglio scorso erano 150. Una situazione veramente drammatica in un Abruzzo dove, diciamo, lo sviluppo purtroppo è fermo da anni.